L'ipotesi di una proroga della scadenza dell'orario di chiusura dei locali, attualmente fissato alle 2 di notte e fino al 22 agosto, potrebbe fare da ponte tra gli uni e gli altri, ossia tra i gestori dei locali e i residenti. Questa mattina al Comune di Pescara si è aperto il dialogo tra il sindaco Carlo Masci, l'assessore Alfredo Cremonese e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Un incontro tutto sommato scivolato via con toni sereni e forse concilianti. Da questa riunione è emersa una nostra proposta, che poi è quella che abbiamo tra virgolette protocollato a giugno, cioè di continuare con gli orari attuali e di convocare subito una riunione con l'associazione, relativamente a Piazza Muzzi, con l'associazione dei condomini, per trovare una volta per tutte una quadra per da settembre in poi ed evitare questo, diciamo, gioco al massacro che prevede modifiche che poi fanno anche tra virgolette confusione dal punto di vista degli utenti. Abbiamo voluto ribadire al sindaco che è il momento di una scelta importante, perché Pescara non può rinunciare a queste attrattive per il nostro target. Noi siamo usciti da un incontro con il Comune di Pescara perché abbiamo voluto dall'inizio aprire il tavolo di concertazione. Questa mattina ho letto dalla stampa, dal comitato Tranquillamente Battisti, che vogliono collaborare con noi. Ci siamo detti che vogliamo lavorare per siglare un protocollo d'intesa, e chiaramente questo protocollo d'intesa, condiviso anche dalle associazioni di categoria, i cittadini e l'amministrazione comunale che lo ratifica, è lo strumento, diciamo, il codice di comportamento di tutti quanti noi. La concertazione è la soluzione del problema. Adesso ragioneremo per il prosieguo della stagione estiva. Io ho ascoltato le loro richieste, le valuterò insieme alla maggioranza, cercherò di capire come possono essere equilibrate con le esigenze di una città che riprende l'attività lavorativa normale. Sicuramente troveremo il giusto punto di equilibrio per soddisfare le esigenze di tutti. Quindi si potrebbe immaginare questa proroga della scadenza del 22, che appunto fa chiudere i locali alle 2 di notte, magari fino a fine mese, fino a fine agosto? Ma noi abbiamo una stagione che sta proseguendo con grande soddisfazione di tutti, perché Pescara a oggi è pienissima, non si trova un posto letto e non si trova un ombrellone da affittare, e questi sono dati che ho riscontrato personalmente, quindi vuol dire che la stagione prosegue. Credo che su questo si possa ragionare per arrivare a una soluzione ottimale per tutti quanti, e domani io emetterò l'ordinanza. Avrò un giorno per ragionare e chiudere il cerchio su tutte le esigenze.